Bene, cominciamo questa formazione dell'ultimo giorno del campo. Il titolo della formazione di oggi, tenuta dalla compagna Lidia Cirillo della rete Comunia Network, è perché un internazionalismo è necessario come strategia per nell'organizzazione dei movimenti nei giorni nostri. Faremo appunto faremo un'introduzione di Lidia, dopodiché cominceremo un dibattito. Già vi chiedo di stare all'interno dei 4 minuti per intervento. Grazie. Allora, io devo un po' raddrizzare, diciamo così, aggiustare il titolo, perché ritengo che un discorso sull'internazionalismo un po' astratto non è in questo momento molto utile. L'internazionalismo è fondamentale, ma si collega a un problema che è poi alla radice, alla base di tutto, che è il problema delle forme organizzative. Sì, d'accordo. D'accordo, ma... Allora, se noi diamo uno sguardo alla storia degli ultimi 2 secoli, poco meno, diciamo così, cioè il periodo della storia in cui si colloca il conflitto tra le classi che si sono opposte al capitalismo, alle regole, alle leggi del capitalismo e il capitalismo, ci rendiamo conto che esiste una dinamica, una duplice dinamica, cioè da una parte lo sforzo di queste classi per organizzarsi e dall'altra parte lo sforzo delle classi dominanti per disorganizzare. Cioè noi possiamo leggere la storia degli ultimi 2 secoli o poco meno in questa luce. Naturalmente si tratta di un angolo di visuale molto parziale, però non falso, utile a investire con un raggio di luce il problema dell'organizzazione. E perché? Per la semplice ragione che le classi senza privilegi e poteri non hanno altra possibilità che quella di stabilire tra loro legami solidali, cioè organizzarsi, e questa esigenza è molto più forte che non per le classi dominanti. L'organizzazione è vitale anche per le classi che dominano, ma c'è un peso diverso. Faccio un esempio che è comprensibile anche per chi non ha vissuto in Italia: un miliardario può acquistare catene televisive, giornali, case editrice e rapidamente fondare un partito e cambiare le sorti di un paese. Allora, parlo di Berlusconi. Un miliardario può acquistare reti televisive, giornali, case editrici e cambiare le sorti di un paese. Un singolo individuo che non ha il potere del denaro può al massimo cambiare con moltissima fortuna e una certa attitudine al crimine, cambiare la propria condizione individuale, non può cambiare le sorti di un paese. Quindi la questione dell'organizzazione è fondamentale per resistere alle dinamiche del dominio e dello sfruttamento capitalistico. Allora, se noi guardiamo la storia da questo duplice angolo di visuale, ma sta musca del cazzo. Allora, ci rendiamo conto che le classi sfruttate, dominate,
alienate si sono date le forme organizzative più diverse tra loro: comitati di sciopero, associazioni di mutuo soccorso, organizzazioni di tipo sindacale, movimenti che hanno organizzato bisogni o settori specifici, strutture di tipo consiliare o sovietico, partiti, fondazioni, centri sociali, eserciti di liberazione, potrei continuare ancora a lungo. Ora, queste forme organizzative non sono state solo diverse tra loro, ma spesso sono state diverse da se stesse. Faccio un solo esempio. Negli anni 70, tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, ancora i primi anni 80, il sindacato italiano è stato un luogo di radicalizzazione molto interessante. Per una serie di ragioni storiche, la radicalizzazione è passata per il sindacato, anche quella politica, e il sindacato si è organizzato su una struttura consiliare di delegati eletti direttamente dai lavoratori, e quindi il sindacato è stato una struttura di grande interesse per chi volesse fare politica. Oggi non è più così. Il sindacato esisteva prima delle strutture consiliari, esiste oggi, ma il ruolo che il sindacato ha svolto è stato diverso. Allora, e basta per esempio pensare quante cose sono diverse sono andate sotto il nome di partito. La ragione di tutto questo è quello che ci dà, che ci spiega perché queste forme organizzative sono state non solo diverse tra loro, ma hanno avuto una funzione diversa e sono state diverse da se stesse. E che ci sono due elementi che la determinano. Uno è lo stato del conflitto di classe e un'altra è quella che noi in Italia abbiamo chiamato composizione di classe. Che significa? Che i lavoratori e le lavoratrici, le classi che non hanno privilegi e poteri nel capitalismo, non sono sempre le stesse. Una cosa è un proletariato con una forte componente rurale, come era all'inizio del Novecento. E un'altra cosa è un proletariato come quello che conosciamo oggi, con una forte componente di lavoro intellettuale. Sono due proletariati diversi e gli esempi potrebbero essere molti. Per esempio, la classe operaia della prima internazionale, della seconda metà dell'Ottocento, era una classe che aveva grandi capacità di auto-organizzazione, perché era una classe con alti livelli di professionalità, abituata ad organizzarsi, perché c'erano le associazioni di mestiere, e questa capacità di auto-organizzazione nel tempo è andata persa. Potrei spiegare perché, ma temo che la relazione rischi di diventare troppo lunga, soprattutto perché devo rallentare. Allora, questa capacità di auto-organizzazione nel tempo va persa,
e questo è un esempio. Un altro esempio è una forza lavoro femminilizzata. La componente femminile introduce problemi di tipo organizzativo diversi. Sì, fammi, non ti preoccupare. Per esempio, nascono organizzazioni femministe che suppliscono all'incapacità delle organizzazioni sindacali di tenere conto della femminilizzazione del lavoro. Un altro esempio è la classe operaia statunitense, che non ha mai costruito partiti di massa, partiti operai di massa come in Europa, anche perché al suo interno ha funzionato una gerarchizzazione razzista del lavoro salariato. Perché ho fatto queste precisazioni? Perché sia chiaro che non esistono rigidi schemi e per cui un'organizzazione serve a questo, un'altra organizzazione serve a quest'altro. Grosso modo sì, grosso modo ogni tipo di organizzazione ha la sua funzione, ma le ibridazioni sono frequenti e quindi qualsiasi visione rigida, schematica, d'accordo. Allora, contemporaneamente questi sono stati gli sforzi organizzativi di lavoratrici e lavoratori, gli sforzi disorganizzativi, perché le classi dominanti hanno organizzato se stesse, ma hanno fatto di tutto per disorganizzare gli avversari di classe. Anche qui sarò molto più breve, no? Si può fare un elenco di questi tentativi. Per esempio, all'inizio, leggi che proibivano agli operai di organizzarsi. Poi, sostituzione dell'organizzazione con l'irreggimentazione. Il fascismo irreggimenta, cioè organizza le classi subalterne, ma le organizza militarmente con un'ideologia razzista e nazionalistica, eccetera. Cioè anche la corruzione dei dirigenti, degli apparati, delle organizzazioni operaie ha questa funzione, disorganizzare. Ora c'è un secondo punto, questa è una visione, un excursus rapido di questa importanza sostanziale delle forme dell'organizzazione e contemporaneamente della loro non rigidità. Ora noi a quale punto siamo della storia dell'organizzazione delle classi subalterne? Noi siamo in un momento di profonda disorganizzazione, cioè le classi subalterne sono profondamente disorganizzate e sarebbe molto, io non so se in breve tempo riesco a spiegarlo, perché è molto importante per capire quali sono i compiti del presente. È molto importante comprendere con quale dinamica sono state disorganizzate le classi senza privilegi e poteri, le classi subalterne, i lavoratori, il proletariato, come vogliamo chiamarli, a cui oggi appartiene a pieno titolo il lavoro intellettuale, gli studenti, i lavoratori intellettuali, eccetera. Allora,
la dinamica allora come è stata disorganizzata la classe. L'attacco non è stato alle organizzazioni come in passato con i regimi autoritari, ma è stata direttamente alla struttura della classe. Ma questo è potuto accadere solo con la complicità delle organizzazioni della classe operaia, partiti e sindacati, cioè è stata destrutturata la classe attraverso una serie di misure, per esempio smantellando i grandi complessi industriali dove c'era una classe operaia particolarmente forte, per esempio trasferendo parti della produzione intera altrove, per esempio nei paesi dove i lavoratori non hanno diritti. Posso? Per esempio precarizzando il lavoro. Tutte queste dinamiche hanno fortemente indebolito i lavoratori sì. Allora c'è stato un indebolimento progressivo dei lavoratori, una destrutturazione della loro forza strutturale. Ma tutto questo ha avuto delle conseguenze anche sul piano organizzativo. Io ho presente la situazione italiana non solo perché in Italia vivo e ovviamente la conosco meglio. Ma anche perché l'Italia è stato un laboratorio. Non dimentichiamo che il fascismo nasce in Italia. L'Italia è stata negli anni 60 una punta avanzata della lotta. È una punta avanzata poi della reazione attraverso il berlusconismo e altre forme. E questo ha avuto un riflesso immediato. Perché? Perché man mano che le burocrazie, i partiti, gli apparati, le burocrazie sindacali e politiche accettavano di farsi protagoniste dell'arretramento dei lavoratori, dovevano anche agire sul piano organizzativo. Sono scomparse le strutture consiliari dei lavoratori, c'è stato uno scontro tra strutture consiliari e apparati all'interno del sindacato stesso, l'auto-organizzazione dei lavoratori. L'auto-organizzazione dei lavoratori è stata distrutta. Altrimenti il sindacato non avrebbe potuto, gli apparati sindacali non avrebbero potuto continuare nella loro politica e l'ex Partito Comunista ha subito una metamorfosi che ne fa oggi un partito liberale moderato che non ha più nulla del partito ultra burocratizzato e moderato del passato, ma comunque con un rapporto con la classe operaia.
ci troviamo così di fronte a un fenomeno di decomposizione del movimento operaio del Novecento, di metamorfosi, di disorganizzazione, decomposizione, e con un problema di cui noi in Italia abbiamo molto discusso: il problema di dover costruire un'organizzazione politica all'interno di un processo di ricostruzione della classe di cui noi non abbiamo oggi gli elementi. Cioè, noi non possiamo dire che le cose andranno come sono andate in passato, perché quello che il passato ci dice è che le cose vanno molto diversamente le une dalle altre. Perciò, posso? Noi abbiamo posto tre esigenze, pensiamo che ci siano tre esigenze per rispondere alla domanda da dove ricominciamo. Cioè, adesso che ci troviamo in questo stato di cose, qual è il punto di partenza? Allora, elementi. Primo, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un'intelligenza, questo è assolutamente fondamentale. Cioè, c'è bisogno di fare un bilancio laico del passato, c'è bisogno di comprendere il presente e c'è bisogno di individuare le dinamiche che conducono verso un futuro migliore del presente. Quindi tutto questo ha bisogno di un'intelligenza. Le classi subalterne non solo non possono fare politica se non si organizzano, ma non possono fare politica se non si organizzano in modo intelligente. Hanno bisogno di comprendere. Comprendere non basta, sia chiaro, perché se dall'altra parte ci sono le armi, l'intelligenza purtroppo non può. Però non basta, ma è assolutamente necessario. Quindi, che cosa significa intelligenza? Organizzazione politica. Seconda cosa di cui hanno bisogno: l'attacco ai lavoratori è stato globale, non sarebbe stato possibile vincere questo round, questa battaglia per il capitalismo, senza un intervento globale a cui non si può che rispondere con una resistenza di tipo globale, cioè internazionale. Forse mai come oggi l'esigenza di un internazionale, dell'internazionalismo, di una lotta globale è così chiara. Proprio perché l'attacco è stato così profondamente globale, oggi appare più chiaro che una resistenza sul piano nazionale non è possibile, perché il ritorno agli stati nazionali, a una forza maggiore degli stati nazionali come risposta, può essere solo una risposta di destra. E l'esigenza di un'organizzazione, di una solidarietà a quel livello, oggi non ha nessuno che ne sia critico. Un tempo si criticava l'internazionalismo come astratto, no? Si diceva, vabbè,
ma le classi si organizzano a livello nazionale, gli stati agiscono a livello nazionale, oggi gli stati hanno pochissimo potere nei confronti di un'economia globalizzata, e di organismi di potere globalizzati. Ultima questione, scusate se ho prolungato, ma in realtà le cose da dire sarebbero state anche molte di più. Allora, prima questione, come ho detto, importante, l'intelligenza politica, che è legata all'esistenza di un'organizzazione. Secondo, il livello internazionale di questa organizzazione. Terzo problema, e mi aspetto che credo che questa sia la parte più interessante, purtroppo scivolata alla fine, e mi aspetto qualche domanda in proposito, il ruolo dell'auto-organizzazione. Proprio due fenomeni. Uno, lo stato del conflitto di classe oggi, per cui gli apparati di partiti e sindacati hanno conosciuto un processo di distacco dai lavoratori profondo, e d'altra parte ci sono chiare dinamiche nella società di auto-organizzazione. Proprio tutto questo dovrebbe spingerci a investire nell'auto-organizzazione molto più di quanto non abbiamo fatto in passato. Non si tratta di costruire noi l'auto-organizzazione, sarebbe un paradosso. Noi dobbiamo costruire un'organizzazione capace di costruirsi nell'auto-organizzazione. Perché quest'auto-organizzazione non solo è l'espressione di una crisi del vecchio movimento operaio, ma è anche qualcosa di positivo, cioè no, c'è un'auto-organizzazione che è l'espressione di un'incapacità di organizzare delle vecchie organizzazioni. Ma c'è un'auto-organizzazione che è l'espressione di qualcosa di nuovo e positivo, per fortuna, in tante cose negative, cioè una composizione di classe in cui la gioventù intellettualizzata ma precaria gioca un ruolo di avanguardia sociale, di avanguardia politica,
e può rappresentare il punto di partenza, solo il punto di partenza, sia chiaro, di una riorganizzazione della classe che oggi è assolutamente indispensabile. Scusate la lunghezza.